Cari amici, ben ritrovati. Guardiamo insieme anche per oggi la situazione meteoclimatica della nostra zona. Mentre ancora un'ultima perturbazione atlantica attiva al centro-nord sta determinando fenomeni temporaleschi e rinforzo dei venti di libeccio ad ovest e scirocco lungo l'Atlantico, seguiti comunque da una fase stabile ben più calda che nei prossimi giorni interesserà tutta l'Italia, al sud ed in particolare sulle isole continueranno a prevalere spazi di sereno. Ed anche sulla nostra provincia, giornata dal sapore quasi estivo. I cieli resteranno sereni con qualche lieve velatura solo nelle ore serali, temperature in ulteriore aumento con picchi nei valori massimi fino oltre i 23 gradi e minime di 11 nella notte. I venti prima da libeccio ruoteranno soffiando di debole intensità da nord-ovest nella sera ed il mare nel canale sarà poco mosso. Nella zona tirrenica ancora nuvolosità scarsa in un contesto comunque soleggiato, temperature in aumento con massime di 21 gradi e minime di 12. Venti moderati provenienti da nord-ovest ruoteranno spirando da ovest-nord-ovest nel pomeriggio e da sud-sud-ovest nella notte ed il Mar Tirreno sarà poco mosso. Nella zona ionica giornata prevalentemente serena, con ancora qualche velatura di passaggio ma con un clima mite e temperature fino oltre 20 gradi diurni e minime di 12. Venti deboli soffieranno da sud-est, ruotando da nord-ovest nel pomeriggio ed il Mar Ionio sarà ancora mosso. Nella giornata di mercoledì 25 aprile, un'alta pressione proveniente dal Nord Africa in arrivo su tutta l'Italia determinerà finalmente un netto miglioramento climatico su tutto il territorio, anche se sono ancora previste lieve nubi con addensamenti sui rilievi, comunque in attenuazione. Al sud, invece, giornata di sole su tutte le regioni, particolarmente sulle isole. Difatti, anche sulla nostra provincia, salvo qualche velatura, il tempo sarà sereno e soleggiato, con temperature comprese tra 11 e 20 gradi. I venti di moderata intensità soffieranno da nord-nord-ovest ed i mari saranno mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Giornata ideale per un 25 aprile da trascorrere all'aria aperta. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.